La Voce 24 News. Italia. Spesa e consumi delle famiglie. Coda Cons. L'indice della fiducia dei consumatori torna a scendere. Cilento. Senso unico alternato sulla Cilentana. Ripresi i lavori per la messa in sicurezza del viadotto Acquarulo. Campania. Reddito regionale di cittadinanza. Villani. De Luca approvi proposta legge Movimento 5 Stelle. Sapri. Torna il premio internazionale Cattel edizione 2024. Annunciati i primi ospiti Marisa Laurito e Michele Mirabella. Cilento. Dopo oltre 10 anni, inizieranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 112 che collega i comuni di Lustra e Rutino. Lucania. Maratea. Riapre la SS18 a Castrocucco. Firmato a Roma, il decreto per la riapertura della statale Castrocucco di Maratea. Cosenza. Mercoledì, 10 aprile alle ore 17:30 nella splendida cornice della terrazza Pellegrini, verrà presentato l'ultima opera di Vitaliano Fulciniti. Il viaggio e la mente. Operazione Shark. Italia. Spesa e consumi delle famiglie. Coda Cons. L'indice della fiducia dei consumatori torna a scendere. Dopo 4 mesi di aumenti consecutivi, l'indice della fiducia dei consumatori torna a scendere a marzo e registra un andamento al ribasso per numerose componenti. Questo è quanto afferma il Coda Cons, commentando i dati forniti dall'Istat. La fiducia dei consumatori registra una innegabile battuta d'arresto riportandosi ai valori dello scorso gennaio, spiega il presidente Carlo Rienzi, un pessimo segnale sul fronte della propensione alla spesa e dei consumi delle famiglie, soprattutto se si considera che i cali più forti riguardano le valutazioni, il quadro economico familiare, compresi i giudizi sul bilancio, e quelle sull'opportunità all'acquisto di beni durevoli nella fase attuale. Per il presidente Rienzi, si tratta di un trend negativo confermato dagli ultimi dati Istat su commercio e industria che attestano una frenata della spesa dei consumatori. Il governo farebbe bene a contrastare attuando misure davvero efficaci per far scendere i listini al dettaglio dopo 2 anni di caro prezzi che hanno impoverito le famiglie. Campania News. Cilento, Salerno. Senso unico alternato sulla Cilentana. Ripresi i lavori per la messa in sicurezza del viadotto Acquarulo. La misura, necessaria per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto. Il senso unico alternato, regolato da semaforo, potrebbe causare disagi e rallentamenti alla circolazione. Si consiglia di guidare con prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica presente. La durata del senso unico alternato non è stata ancora precisata. ANAS fa sapere che la completa riapertura della strada avverrà non appena saranno ultimati gli interventi previsti. Campania. Reddito regionale di cittadinanza, Villani, De Luca approvi proposta legge Movimento 5 Stelle. La coordinatrice provinciale di Salerno Virginia Villani, dal governo Meloni solo proclami propagandistici privi di azioni concrete a sostegno dei cittadini in difficoltà. Come Movimento 5 Stelle abbiamo intensificato gli sforzi per garantire l'approvazione della proposta di legge del reddito regionale di cittadinanza in Consiglio regionale della Campania. La proposta del Movimento 5 Stelle, indirizzata agli esclusi dall'assegno di inclusione, si propone di offrire un sostegno sostanziale a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica, compensando le lacune nell'attuale sistema di protezione sociale. Sapri. Salerno. Torna il premio internazionale Cattel edizione 2024, ospiti Marisa Laurito e Michele Mirabella. Dopo il successo della seconda edizione che ha visto sul parterre numerosi esponenti della vita culturale italiana e un'ottima risposta di pubblico e di critica, prende il via il premio internazionale Cattel, promosso da Admaiora e Canone Inverso con il sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro e il patrocinio della provincia di Salerno, del comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e di Rai Campania. 7 e 8 giugno, il suggestivo palcoscenico del lungomare di Sapri accoglierà ancora una volta la kermesse, che vedrà, secondo le prime indiscrezioni, Marisa Laurito e Michele Mirabella. L'organizzazione conferma, anche per il 2024, la direzione artistica a Gino Aveta e la conduzione per la prima serata a Renato De Rienzo, Tonia Filomena e Andrea Ianniello e per il galà previsto per la seconda serata, Alessandra Masi e Gino Aveta.
Cilento, Salerno. Dopo oltre 10 anni, inizieranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 112 che collega i comuni di Lustra e Rutino. Ad annunciare l'avvio del cantiere è il sindaco, Luigi Guerra. Da oltre 12 anni, la frana sulla strada ha rappresentato un grande disagio e soprattutto un grave pericolo. Un grande ringraziamento per tutto ciò va al presidente della provincia Franco Alfieri, che ha ascoltato le nostre esigenze e quelle di una comunità intera, rendendo tutto ciò possibile. Si tratta di lavori di messa in sicurezza, consolidamento e rinforzo, con un miglioramento del sistema di reggimentazione delle acque, che è stata la causa principale della voragine attuale. Qualcuno aveva parlato di disinteresse e bugie, conclude Guerra. Noi come sempre, ci abbiamo messo la faccia, rispondendo con i fatti. In poco più di 3 anni di amministrazione portiamo a casa un altro grande risultato per il nostro territorio. Basilicata News. Lucania, Potenza, Maratea, riapre la SS18. Firmato a Roma, presso la Protezione Civile Nazionale, il decreto per la riapertura della statale 18 a Castrocucco di Maratea. E, una prima riconquista, a cui seguiranno, annuncia con soddisfazione il sindaco e commissario dell'emergenza Daniele Stoppelli, la variante bypass e, successivamente, la galleria naturale in costruzione ad acqua fredda. All'ANAS assegnati 1 milione di euro per garantire, 24 ore su 24, un adeguato servizio di monitoraggio. La riapertura dovrebbe avvenire a breve, probabilmente già la prossima settimana. D'accordo con l'ANAS, precisa il sindaco, comunicheremo la data effettiva del ripristino della circolazione. La notizia soddisfa in pieno cittadini e operatori turistici. Ogni passaggio della complessa vicenda, spiega Stoppelli, ha richiesto tante interlocuzioni ed un mare di burocrazia. Il risultato raggiunto a Roma, conclude, è il frutto di intense giornate di lavoro alla ricerca di una soluzione che garantisse la riapertura della nazionale. Calabria News. Cosenza. Mercoledì, 10 aprile alle ore 17:30, nella splendida cornice della terrazza Pellegrini, verrà presentato l'ultima opera di Vitaliano Fulciniti. Il viaggio e la mente. Operazione Shark farà il suo esordio al pubblico il romanzo di Fulciniti. Dialogheranno con l'autore, Antonietta Cozza, delegata alla cultura del comune di Cosenza, e Sergio Tursi Prato, docente e giornalista. Vitaliano racconterà di Vincenzo, un agente segreto che ormai in pensione condivide la quotidianità con una malattia neurodegenerativa che gradualmente sta sgretolando i suoi ricordi, nomi ed eventi che fluttuano nella sua testa come in attesa di sparire da un momento all'altro. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.